Finalmente ci incontriamo, ci vediamo a Verona domenica 26 marzo al centro commerciale Le Corti Venete. Eccoci di nuovo a Hogwarts, chissà come rischieremo la vita questa volta. Oh, anch'io non vedo l'ora di iniziare. Chi è questa? Io sono Luna Lovegood. Ma stai tenendo il libro al contrario? No, sei tu che stai guardando dalla parte sbagliata. Ma è pazza questa. Io non sono pazza, sono normale quanto quell'unicorno laggiù. Sì, è pazza. Ah, anch'io lo vedo. Infatti anche tu sei pazzo, Harry, non avevamo dubbi. Aspettate, io sono il protagonista, ho la cicatrice. E quindi tu sei Luna Lovegood. E tu? Io sono Billy. Billy? Billy e basta. Begli occhiali. Grazie. Anch'io un paio di occhiali strani. Fighissimi, posso provarli? Devi prima toglierti i tuoi. Non posso. Hop. Wow, devi essere un mago proprio forte. Nah, sono solo fatto così. Billy, andiamo! O per caso ti sei innamorato di Luna? Cosa? Beh, vuoi uscire con me? Sono pazza, non scema. Oh. Benvenuti ad un nuovo anno ad Hogwarts. Speriamo di sopravvivere. Quest'anno siete... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Beh, siete spariti meno rispetto all'altro scorso. È un record. 100 punti a Grifondoro! Olè! Ma non è giusto! Zitto, Draco Malfoy! Meno 100 punti a Serpeverde! Olè! Professor Silente, lei è scorretto! Tifa per i Grifondoro! No? Come osi dire una cosa del genere? 100 punti a Grifondoro! Olè! Comunque, è arrivata una nuova studentessa a scuola. Mercoledì, Adams! Ciao! Mercoledì è qui? Ma è un giorno della settimana! Scopriamo a che casata appartiene. Secondo te, Serpeverde. Spaventosa come un serpeverde, ma intelligente, molto intelligente. Come un... corvo nero! Corvo nero. Sembra portare sfortuna. Mi piace. Benvenuta, sono sicura che diventeremo grandi amiche. Oh no, un'altra bionda coccolosa che vuole diventare mia amica. Ci sono abituata. C'è un grande cambiamento in questa scuola. È arrivata una nuova professoressa. La professoressa Dolores Umbridge. Buongiorno, studenti. Ma è tutta vestita di rosa. Ma è una caramella rosa. Quest'anno le regole cambiano. Ci vuole disciplina, educazione e tanto studio. Questa mi sembra una professoressa poco magica e molto babbana. Sì, è noiosa come le professoresse vere. Come pensate che sarà la nuova professoressa? Tutto quel rosa mi dà la nausea. Secondo me non promette niente di buono. Questa è la prima lezione di difesa contro le arti oscure. Cosa pensate che faremo oggi? Impareremo a difenderci dalle arti oscure? No! E vai, niente lezione! Studieremo solo teoria. Studieremo, studieremo e studieremo. No, non voglio studiare! E poi faremo le verifiche. No, non voglio fare le verifiche! E le interrogazioni. No, le interrogazioni no! E vi darò i compiti a casa. No, i compiti a casa no! Che senso ha venire ad Hogwarts se poi uguale alla scuola normale? Interrogazioni. Cosa sono le interrogazioni? Sono una cosa da babbani. Prof, ma se fa le interrogazioni, possiamo fare le programmate? Certo che no, solo compiti a sorpresa. No! Mi scusi, professoressa, ma come impariamo a difenderci dalle arti oscure se non ci fa usare la magia? Perché non c'è nessun male là fuori. Se faccio una puzzetta, il male arriva pure qua dentro. Effettivamente, professoressa, perché non vuole farci usare la magia? Perché non ce n'è bisogno! È proprio una professoressa noiosa! Signor Billy, nel mio ufficio subito! Anche lei, signorino Olivieri! Buongiorno. Oh mamma, che esplosione di rosa, mi viene la nausea! Ma qui è pieno di gattini! Ma guarda che belli! Sono molto delusa dal vostro comportamento. Dicevo che sono molto delusa dal vostro comportamento. Ma le crocchette gliele metti direttamente nel piattino. E questo tè rosa fa schifo. Fuori! Così non va bene. La professoressa Umbridge sta cambiando tutta la scuola. C'è qualcosa che non va. Ho provato a contattare mio zio, ma niente da fare. Harry! Ma chi è che parla? Harry! In quanti modi si può comunicare nel mondo della magia? Harry, devi fare molta attenzione. Quello che devi fare è... Marshmallow! Ma che cos'è questo? È un annuncio della Umbridge. Da oggi in poi non sono più ammessi smancerie, divertimenti o altre cose del genere. Oh no! Ora non è solo come una scuola. È proprio il collegio! Vietati baci! Vietati scherzi! Ah no!
E vietate le saputelle che rispondono male alle professoresse. Ce l'ha con noi? Così non va bene. Siete arrabbiate solo perché vi ha dato delle saputelle? No. Certo, ecco perché cerchiamo vendetta. No! Sì, vendetta! Se non ci prepara la difesa contro le arti oscure, impareremo da soli. E come? Con l'aiuto di un maestro. Che volete? Beh, non sei prescelto? E allora? E allora ci farai da guida tu? Da oggi sarò il vostro insegnante. Expelliarmus! Prosciuttarmus? Expelliarmus! Mano, pensaci tu. Expelliarmus! Bene ragazzi, continuate così. Expelliarmus! Bene, bravi. Sei stato bravissimo, Harry. Grazie, Cho Chang. Expelliarmus! Ginny! Dobbiamo trovare un modo per liberarci della Umbridge. Già fatto. Come hai fatto? Le ho dipinto la casa di verde. Verde? No! Io voglio tutta rosa! Allora attenzione. Perché? Stiamo arrivando alla fine della puntata. Io sono Lucius Malfoy. Finalmente ci conosci. Sono Bellatrix Lestrange e non mi pettino da 3 anni. Invece non mi pettino da 3 secondi. Quanto sono bello. Fermi tutti. Oh no, ancora tu? Potere dell'amicizia! No, è la magia dei My Little Pony, è troppo forte. No, i miei capelli. Un altro anno è finito e siete tutti vivi. Ma notizia ancora più positiva, se n'è andata la professoressa Umbridge. Olè! Ciao a tutti Timoni Vieri, io sono Eleonora e questo era Harry Potter nella vita reale, episodio 5. Se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e vi ricordo che ci incontriamo finalmente domenica 26 marzo al centro commerciale Le Corti Venete a San Martino Buonalbergo per il filmacopio del mio libro Il Segreto del Collegio. Vi aspetto, Olivieri, Olivoggi, Olisempre. Ciao!